La zona rossa annulla il mercato cittadino, ma continua a svolgersi regolarmente quello alimentare. Siamo andati a sentire il parere degli ambulanti. Non si lavora più come un tempo, ma chi può farlo ringrazia di esserci. A Pesaro la zona rossa annulla i mercati settimanali del martedì, quelli rionali e quelli previsti la terza domenica del mese, fino al prossimo 29 marzo. Ma nel rispetto delle normative anti-Covid possono continuare a svolgere la loro funzione le attività legate alla vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Storie e volti di chi, nonostante tutto, non si rassegna, cosciente di ricoprire un ruolo fondamentale per la comunità, quello di continuare ad offrire un servizio, seppur con l'auspicio, comune a tutti, di poter tornare presto alla vita normale. Siamo molto contenti che il mercato continui a farcelo fare. Pensiamo che all'esterno del mercato probabilmente è più difficile infettarsi del Covid rispetto all'interno di un supermercato. Come sta andando? Meglio del previsto. La gente viene, anche perché se uno ci pensa, qui siamo più sicuri che al supermercato. Quindi secondo me sarebbe giusto far venire anche i miei colleghi, per la mia modo di vedere, perché se il supermercato è aperto non vende solo l'alimentare, vende anche le altre robe. Allora o stanno chiusi anche loro o riaprono anche i nostri colleghi, che mi sembra una cosa giusta. Grazie a Dio ci fanno fare il mercato e questo siamo contenti, siamo fieri di questa cosa perché ci fanno lavorare. Poi speriamo che vada tutto bene. Purtroppo ce n'è pochissima di gente rispetto a come lavoriamo noi al mercato. Si vende poco, la gente non circola. E così è tutto questo. Benissimo. Siamo un po' avanti ancora. Vediamo. C'è da dire che un po' le amministrazioni hanno fatto il tutto a discapito degli ambulanti, perché per dire per assurdo, lei vede oggi non ci sono i vestiti, però se va al Globo è aperto, o se va in un qualsiasi negozio dei cinesi sono aperti. Poi ci si mette anche il fatto che non c'è un'informazione, che la gente lo sa che comunque siamo qui, e quindi tutto concorre a non aiutare il mercato. Ecco.